Ciao ragazzi, qua è Omega, come state? Spero tutti quanti alla grande, bentornati sul mio canale, soprattutto in questo nuovo video che non potevo non fare. Penso che questo film lo state aspettando in tanti al cinema, cioè io non sono un fan grande dell'horror, però mi piace vederli, mi piace svarionare mentre li vedo, mi piace insomma guardarli. Quindi perché non portare Annabelle 3 qui su GTA 5? Ve lo porto oggi, ragazzi, perché oggi trasmettono la prima e lo volevo portare domani, però poi farò tardi perché vedrò The Conjuring più Annabelle 3 al cinema, quindi ho detto che ve lo porto oggi, il 3 luglio. Quindi detto questo, ragazzi, sarà un episodio ovviamente speciale perché il protagonista è Ronaldo Junior. E vi invito a mettere un bellissimo mi piace, soprattutto obbligatoriamente iscrivervi al canale e soprattutto commentare il video e dirmi se vi è piaciuto tanto, ragazzi, perché ovviamente questo è un episodio che merita tantissimo. Vi ricordo di venirmi appunto a seguire tutti quanti su Instagram, vi basta cercare @realentoni, ragazzi, e vi posso salutare tutti quanti a fine video. Quindi mi raccomando, ci mettete solamente 2 minuti, per cui andate a seguirmi, anzi 2 secondi direi, che sapete che ci tengo tanto. Allora, ragazzi, vi diamo il benvenuto con Ronaldo Junior, Albert, Francis, Alex, tutti i suoi amici. Allora, siamo appena stati a casa di Francis, che è proprio qui sopra, perché abbiamo giocato alla PlayStation e qui adesso stavamo pensando ad andare al parco. Quindi, ragazzi, io direi che possiamo andare, tanto qui il capo della gang sono proprio io. Voi vi starete chiedendo molti infine che abbia fatto Ronaldo Junior, perché aveva mandato a cagare suo padre, sono successe un paio di cose, no? Il problema è che né Ronaldo Junior né Cristiano Ronaldo sanno l'uno dell'altro. E Ronaldo Junior è momentaneamente fermo a casa di Francis, fino a un nuovo ordine che ancora non si sa che cosa succederà. Ok, ora riesco a sentire bene. Oddio, stanno passando un sacco di auto dei carabinieri. Che sta succedendo? Ok, allo stato sembra ci sia un po' di casino. Sembra che siano tornati. Oddio, qua si è investito una. Forse andavano via da là. Che sta successo? Pure un elicottero. Ok, ragazzi, a Los Santos sta succedendo qualcosa di strano. Ci sia successo qualcosa, che tanto dei carabinieri sono andati via sgommando. Cosa diavolo sarà mai successo? Sarà morto qualcuno, non lo so. Vedo che ci sono poliziotti, carabinieri, ambulanze. Andiamo a chiedere che sarà successo. Vediamo un po' cosa ci dice questo tipo qui. Salve, signor carabiniere, vorrei sapere che cosa è successo, è possibile? Allora, ragazzi, il carabiniere ci sta dicendo che è successa una cosa insana, bruttissima, brutale. È stato ucciso il sacerdote della nostra città, cioè è stato ucciso il sacerdote di Los Santos. E non si sa chi sia stato. Dice che dobbiamo andare via di qui. Ma io voglio vedere, dice che siamo piccoli, non possiamo vedere che ce ne dobbiamo andare. Ok, io ho un piano tutto mio invece. Venite con me, ragazzi, ora facciamo a modo mio. Allora, che qualcuno abbia ucciso il sacerdote è una cosa bruttissima, ragazzi, perché alla fine il sacerdote della città è ben amato da tutti, è ben voluto da tutti. Mi sembra strano che qualcuno lo voglia uccidere. Noi entriamo dal retro come gli averi pischelli, tanto quello ancora non ci ha visto. Cerchiamo di andare da sopra il tetto, tanto da qui, vuol dire, è abbastanza easy per andare. Ragazzi, voi se non me la sentite, rimanete giù. Mentre gli altri sono rimasti a fare il palo, stiamo cercando un attimo di capire la situazione del perché e del per come. Allora, non è ben visibile, ragazzi, ma c'è il sacerdote che. Da qua ci potrebbero vedere, sporgiamoci leggermente. C'è il sacerdote che è morto a terra in una pozza di sangue. Forse da questo lato si vede bene. Ma chi è che farebbe mai del male a un sacerdote? Tutto ciò non ha davvero senso, ragazzi. Cioè, da qua si vede forse meglio. Però penso che. Insomma, dal tetto non penso che guardi nessuno in alto. Penso che lo riuscite a vedere. C'è il sacerdote in una pozza di sangue, ci sono due paramedici. Oh, guardate un. Questa è una cosa strana, ragazzi, perché quello è lo stesso sacerdote che aveva sposato tipo mio padre e stava per sposare anche me con Jasmine. Allora, ragazzi, Francis e Albert stanno un attimino spiegando la situazione, cioè stiamo spiegando la situazione. E Albert sta giustamente proponendo di venire stasera, durante la notte, a cercare di indagare e vedere se scopriamo qualcosa, se la polizia non porta via nulla. Francis dice che è una pessima idea. Lui non si esprime. Io, ragazzi, dico che è una bellissima idea di tornare stasera, quindi tra qualche ora, io sono le 12:35, di tornare tra qualche ora per cercare di capire qualcosa del perché il prete sia stato ucciso. Cioè, ragazzi, dai, io posso capire una persona, un criminale, ma non un prete. Chi è che ucciderebbe un prete, tra l'altro, nel cimitero? Non penso sia qualcuno di stregato o qualcosa del genere. Dobbiamo capire cosa sta succedendo, ragazzi, assolutamente. A me piacciono un botto queste cose, a Ronaldo Junior anche. Sei molto curioso perché la cosa non va per niente bene. Vedete, lì c'è il povero prete ucciso. E non si sta. Appunto, si chiamava il reverendo Voland. Non ci resta che
appunto tornare più tardi e sperare di trovare qualcosa, perché non penso che gli agenti troveranno qualcosa. Non ci resta altro che provare a entrare dal retro di soppiatto e cercare in qualche modo di entrare e andare a vedere lì che cosa è successo. Sono io o vedo qualcosa sopra la torre, sopra la punta della chiesa? O forse è proprio il coso che sta su tutte le punte? No, non so dirvelo, ragazzi. Boh, forse sono io che. Cioè, forse è normale, non mi ricordo, l'avevo visto prima. Va bene, allora, ragazzi, cerchiamo di entrare e forse da qua possiamo entrare facilmente. Ecco, andiamo da qua, andiamo da qua. Dai, ragazzi, scavalcate tutti. Oddio, ragazzi, è andata via la corrente, si sono spente tutte le luci. Perché si sta alzando anche la nebbia? Ragazzi, io mi sto cagando già addosso, ve lo dico. Ok, questa storia non mi piace, forse dovremmo uscire. Si è staccata la corrente e ci sono dei strani rumori. Proviamo ad andare alla gente e diciamo che ci siamo persi. Non mi dite che. Oh, mannaggia le corna di Shrek, non ci credo. Ragazzi, oh mamma, sono morti. Ok, il telefono non prende, perfetto. Forse dovremmo andare a chiamare l'altro. Oddio, ragazzi, ma l'avete anche voi? C'è una cosa là sopra. C'è una cosa là sopra. Io non sono stupido, la vedo anch'io. Ok, devo avere paura? Ragazzi, se state facendo apposta, smettetela. Ehi, Alex. Oh, fermo, fermo. Ok, ragazzi, sta succedendo qualcosa di strano. È andata via la corrente, i poliziotti sono ammazzati e i miei amici sembrano tipo in trance. Io scappo, ok. Sta succedendo qualcosa di strano. Via, 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 corri, Ronaldo Junior. Corri, 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 corri. Devo nascondermi, così che non possono prendermi. Proviamo a salire qua sopra. Eppure la minimappa mi segnala ancora come alleati. Eppure sembrano come se siano stati intortati da qualcosa. Punta, cioè faceva parte del tetto quella cosa che vedevamo. Il problema è che mi preoccupano i miei amici, non so che cosa diavolo. Ma che cavolo? Oh Cristo santo. Sono sospesi per aria. Tu. Oddio, ma chi è? No, 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 no. C'è una persona, ragazzi. Sono tutti a te sospesi per aria. E c'è del sangue. Ragazzi, il telefono continua a non prendermi. Oddio, ma forse dovrei provare ad avvicinarmi. Non lo so, vediamo un po' che cosa succede. Oddio, ma che cazzo è? Oh, scappa, scappa, scappa. Cos'era quella cosa? Oddio, ragazzi, era inquietantissima. Era inquietantissima, qui dove è morto il prete. Ok, ragazzi, non vedete cosa sta succedendo? Non riesco a chiamare nessuno, forse dovrei scappare. Scappo, 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 scappo. Ho una paura cane. Vai, Ronaldo Junior, scappa. Attento! Oddio, ancora. Ok, ragazzi, quella cosa è inquietante. Quella cosa è inquietante. Non sarà mica la stessa bambola che il prete dice che aveva sequestrato una bambina di 10 anni perché è indemoniata che si chiamava Annabelle. No, ragazzi, non è possibile che sia quella. Non è possibile che abbia ucciso il prete. E i miei amici. Proviamo a metterci qui, vediamo un po' se. Oddio, oddio, ancora quella cosa, ancora, ancora. Forse devo cercare di far rinvenire gli altri racchè sta lì. Corri, Ronaldo Junior, corri, corri. Male che mi sono portato un molotov. Non vorrei far casino, ma in qualche modo dovrò pur farli scendere. Ragazzi, scendete! Oddio, che causa. Oh mio Dio, gli è passato attraverso. Stanno correndo per aria, ragazzi, che succede? Ok, sono scappati tutti. Oddio, che sta succedendo? Sono rimasto da solo. Oh mamma, ragazzi, che cagata nelle mutande. Sono cagato addosso con la bambola maledetta. Sta nel fuoco e non si brucia, non le succede niente, come lo tocca buttato. Oddio, ragazzi. È la cosa più brutta del mondo. È la cosa più brutta del mondo. Gambe, ragazzi, aiuto, ho paura. Salta bene, Ronaldo Junior. Oh mio Dio, ragazzi, che diavolo sta succedendo? Oh mio Dio, sono in un incubo. Che diavolo sta succedendo? Ci sono queste bombole ovunque, cade pioggia. Oh mio Dio, ragazzi, che diavolo. Oh mamma, che sta succedendo? Ragazzi, io sono cagato. Vi giuro, non ho mai visto una cosa del genere. Ci sono tutte le bambole morte a terra. Che diavolo sta succedendo? Oddio, ragazzi, questo è l'incubo più brutto che io abbia mai fatto. Che diavolo, ma che cos'è la fine del mondo, tipo? Oddio! Ma che ca. Ragazzi, che sta succedendo? Sono sospeso per aria! Che vuole questa bambola da noi? Che vuole? Che vuole? Che sta succedendo? Mio Dio, ragazzi, che sta succedendo? Che sta succedendo? Non riesco a muovermi, ragazzi, non riesco a muovermi. Cavolo, oh, sto precipitando! Ma che. Non capisco niente, ragazzi, vi giuro, non capisco
un'acca di quello che sta succedendo. Ma che cavolo? Wow, 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 poliziotto anche lì, eh. Ma che ore sono? Sembra che sia l'alba. Pronto, Giulio, alzati. Oddio, ragazzi, sono le 5:46. Giulio, mi sento scioccato. Non avremmo mica sognato. Ma perché siamo qui a terra? Alzati, alzatevi tutti, ragazzi, alzatevi. Ok, ragazzi, qui a quanto pare sembra che tutti abbiano idee confuse e nessuno ha capito bene cosa è successo. Nessuno ha capito bene, tutti si ricordano della bambola, ma non c'è più, è sparita ed è tutto tornato come prima. Cioè, a un certo punto c'era un'esplosione, fumi, tu non capite, ma la fine del mondo. Ora eravamo tutti scioccati, ci aveva stregato. Questa cosa è molto strana, comunque dovremmo andarcene via da qui, questo posto è maledetto, così come la bambola. Bene, ragazzi, allora, io spero che il video vi sia piaciuto. Adesso dipende da voi se volete la seconda parte, quindi se volete la continua di questo episodio, quindi di Annabelle. Se non la volete, finisce qui. E finisce qui e basta. Quindi se arriviamo a 2500 likes entro stasera, nei commenti mi dite: Omega, vogliamo la seconda parte? Vi porto, ragazzi, subito la seconda parte. Quindi mi raccomando, dipende soltanto da voi. Quindi spacciate il video, iscrivetevi al canale e condividetelo assolutamente con i vostri amici, perché merita di essere visto, ragazzi, perché non è ancora finita. Questo dipende solo da voi. I nostri amici si stanno veramente facendo delle domande esistenziali. Io vi ricordo di seguirmi tutti quanti su Instagram, fate come Ronaldo Junior, anche se è stregato e scioccato, andate su Instagram, cercate @realento, i ragazzi ci mettete soltanto 2 secondi a seguirmi. Mi raccomando, seguitemi, che ci mettete pochissimo, sapete che ci tengo tanto, così vi posso soltare a fine video e potete rimanere aggiornati. Bene, io direi che per questo video è tutto. Non so se quella bambola assassina tornerà ancora una volta. Io vi invito a mettere mi piace, ragazzi, condividete il video con i vostri amici e fatemelo sapere nei commenti. Per questo video è tutto, qua a Megozzo e ci becchiamo al prossimo video. Ciao a tutti e andate a vedere il film che merita.